Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di Tenorshare. Quante volte utilizziamo il nostro telefono Android per sfogliare la galleria o utilizzare videogames, però ci rendiamo conto che il display a disposizione forse è un po' troppo piccolo. Quindi possiamo ottimizzare la nostra esperienza d'uso utilizzando il programma che ci consentirà di specchiare il display del nostro telefono sul computer. Il programma in questione è disponibile sul sito di Tenorshare e ci consentirà con il collegamento di poter effettuare le operazioni utilizzando mouse e tastiera comandando il nostro telefono Android con tutta una serie di funzionalità. Il programma in questione si chiama Tenorshare Phone Mirror. Disponibile in download per Windows, andiamo a scaricare il programma e installiamolo e poi vediamo come utilizzare le sue numerose funzionalità. Facciamo clic su Inizia. A questo punto aspettiamo che si carichi l'interfaccia. Una volta aperto il programma, inizierà la ricerca del dispositivo. Quindi colleghiamo il telefono Android al nostro computer. Una volta collegato il nostro telefono, andiamo all'interno di impostazioni e scorriamo verso il basso fino a raggiungere informazioni sul telefono. Clicchiamoci su, selezioniamo la voce informazioni software, facciamo tap sulla voce informazioni software e sulla versione build andiamo a cliccare 7 volte consecutive per attivare le opzioni sviluppatore. Ora torniamo indietro nel menu 2 volte. E dalla schermata delle impostazioni scorriamo in basso su Opzioni sviluppatore. Apriamo Opzioni sviluppatore e scorriamo fino a trovare la voce Debug USB. Quindi attiviamo l'interruttore di fianco alla voce Debug USB e premiamo su OK. Una volta fatto clic su OK, consentiamo con un segno di spunta il permesso del computer di comandare il nostro telefono e facciamo clic su OK nuovamente. A questo punto il programma riconoscerà il nostro telefono, in questo caso un Samsung, e possiamo cliccare sull'icona a fianco alla voce del nostro telefono. Una volta cliccata su questa icona, si aprirà la schermata del nostro telefono vero e proprio, che noi potremo comandare da computer con mouse e tastiera. Vediamo ora alcune delle funzionalità. Basta muoversi con il mouse sopra le icone del nostro telefono Android per poter utilizzare la galleria. Con il primo tasto possiamo effettuare l'acquisto della versione completa. Con il secondo tasto, invece, potremo acquisire uno screenshot di quello che stiamo visualizzando sul display dell'Android. Poi andremo a vedere le impostazioni che ci permettono di regolare il formato dello screenshot. Il terzo tasto serve per catturare una schermata video, quindi andremo a registrare sul nostro computer direttamente quello che accade sul telefono Android e potremo riprodurlo col player multimediale. Il penultimo tasto serve per interrompere la condivisione dello schermo, quindi cesserà il mirroring, e l'ultimo tasto serve per bloccare il display del telefono, quindi per spegnerlo momentaneamente. Andiamo a riprodurre, per esempio, su YouTube un trailer di un film. Ovviamente questa funzione è utile quando ci sono delle applicazioni che non permettono il mirroring nativamente, quindi possiamo visualizzare a schermo intero alcuni programmi. Dal tasto relativo alle impostazioni invece potremo accedere al menu che ci consente di selezionare la lingua, andare a impostare i parametri per la registrazione, la risoluzione della trasmissione e della cattura video o ancora il formato di foto per gli screenshot. Quindi possiamo andare a vedere l'ultima funzionalità, cioè utilizzare il mouse e la tastiera per giocare a un videogame o utilizzare semplicemente i menu del nostro telefono Android. In descrizione del video trovate il link per scaricare Tenorshare Phone Mirror per Windows. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!